Siamo di nuovo alla Domenica Sportiva per parlare di Lega Pro. Vediamo i risultati e la classifica di oggi. Ancona, Sant'Arcangelo 0-0, Bassano Modena 0-2, Forlì Feralpisalo 0-2, Gubbio Albinoleffe 0-0, Maceratese Fano 1-1, Mantova Padova batte Mantova 1-0, Parma San Benedettese 4-2, Reggiana Lumezzana 2, Lumezzane 2-0, Teramo Sud Tirol 0-0, Venezia Pordenone 1-0, la classifica. Venezia 55, Parma 52, Padova 49, Reggiana 47, Pordenone 45, Gubbio 43, Bassano 40, San Benedettese Feralpisalò 38, Albinoleffe 34, Sant'Arcangelo Maceratese 32, Sud Tirol 29, Modena 28, Forlì 26, Ancona 24, Mantova 23, Lumezzane 22, Teramo 21, Fano 20 punti. Bruno, ti aspettavi una reazione più Me l'aspetto, energica qua a dopo il furia di cambio di cercare panchina? reazioni vedo che non funziona niente, cambia allenatori, 3-4 allenatori, il presidente, insomma. E niente, questa è una squadra che ancora, secondo me, così paga un po' quella fesseria che hanno fatto 2 anni fa, quando la squadra era già. Ancora. Non si è più ripreso. Perché ha dei giocatori sulla carta, sarebbero buoni sulla carta, però non riescono a trovare. Poi questo cambio di allenatore, già ne ha cambiato tre in un girone di andata, non è che faccia bene. Poi non conosco bene la realtà, però seguo sempre il Teramo nei risultati, nelle cose. C'ha anche dei buoni giocatori, tipo Sansovini, tipo altri, però a 21 punti, è penultima in classifica, e adesso basta chiacchiere, deve cercare insomma, di migliorarsi. E vediamo il servizio realizzato da Paolo Durante su Teramo Sud Tirol. Meglio di Fano nel risultato, ma non può bastare. La prima di Ugolotti sulla panchina biancorossa non porta il successo sperato né i miglioramenti sotto il profilo del temperamento. La squadra ancora una volta è apparsa poco propositiva in campo. Lo 0-0 con il Sud Tirol è comunque un passetto in avanti per un Diavolo che non è riuscito a piegare una squadra peraltro molto organizzata e fisicamente più attrezzata. Il Teramo ha fatto vedere qualcosa di buono nel primo tempo, mentre nella ripresa il Sud Tirol ha giocato decisamente meglio, creando qualche buona opportunità per segnare. Le scelte: Teramo in campo con l'annunciato 4-2-3-1, in difesa a sinistra Sales, preferito a Carcalis, Amadio e Ilari davanti al reparto, e con il trio Petrella, Carraro e Di Paolo Antonio dietro all'unica punta Sansovini. 4-3-3 per il tecnico Viali. L'avvio è biancorosso, quinto minuto, buona occasione per Sansovini che non riesce a tirare a pochi passi dalla porta. 12esimo, Teramo vicino al gol, imperiosa progressione di Petrella che si accentra e dal limite dell'area lascia partire un bolide deviato in angolo con fatica da Marcone. Il Sud Tirol risponde con una pericolosa incornata di Liozzi che non trova la porta. Gli ospiti iniziano a prendere campo al cospetto di un Teramo improvvisamente timido. 41esimo ci prova Tait dalla lunga distanza, ma la conclusione è a lato. Poco dopo Sud Tirol ancora pericoloso con una incursione in area di Cia su assist di Liozzi, bravo Narciso a respingere. Ripresa, stessi 22 in campo, al nono gli ospiti reclamano un calcio di rigore per un contatto in area, Liozzi Speranza. L'arbitro vicinissimo lascia giocare. Ugolotti ordina il primo cambio, entra Baccolo per Carraro, ma è sempre il Sud Tirol a fare la partita. Conclusione dalla media distanza di Obodo, Narciso con qualche rischio accompagna la palla in calcio d'angolo. 13esimo ancora Sud Tirol in avanti, Spagnoli appena entrato colpisce male su un'invitante traversone dalla destra. Il Teramo prova ad alleggerire la pressione con Ilari. Altri cambi Teramo, entra Caidi al posto di Camilleri e Barbuti per Petrella, ma è il Sud di Tirol a provarci ancora con Cia, Narciso blocca. I minuti di recupero regalano l'ultima azione al Teramo e a Barbuti, il cui colpo di testa è alto. Finisce qua. Mercoledì di nuovo in campo al Bonolis nel recupero contro il Pordenone, ma ci sarà bisogno di un Diavolo decisamente più determinato. Abbiamo iniziato con un buon fraseggio, con questa palla tra le linee, poi ci siamo persi. Al primo errore, evidentemente, qualcheduno questa situazione un pochettino dà fastidio, ma bisogna che si tolgono un attimino questa paura di giocare. Perché durante l'allenamento, durante la settimana hanno dimostrato di saper giocare e questo è quello che voglio, però c'è da lavorare tanto. Comunque un passetto in avanti. Ma io ho detto prima, è un piccolo sassolino in un oceano, non retrocediamo e non ci salviamo oggi. È normale che se avessimo vinto, però dobbiamo essere più bravi, cioè dobbiamo crederci di più e dobbiamo lavorare per creare più situazioni. Che
Che dire di questo Teramo? Presidente Barbarossa, amico del presidente Campitelli, ha cambiato tre allenatori, ha rivoluzionato la squadra con la campagna invernale, non si può dire che il presidente non si sia mosso, non voglia bene a questa squadra. Io penso che Teramo ha un grande presidente, avercene di Campitelli nelle città per fargli fare il presidente, insomma, questo è veramente bravo, si dà da fare, ha dato l'anima. Poi passano dei momenti particolari come quello che sta passando in questo momento, perché lui ce la mette tutta, ha una bella azienda, è un bel imprenditore, è sanguigno, è un tipo molto molto dinamico, si dà da fare. Poi in questo momento così ci sono dei momenti che tu non ci puoi fare niente, va tutto storto, e questo penso che è uno di quelli, perché Campitelli è veramente bravo. Io penso che non ci sarà un sostituto in quelle zone, uno da sostituire Campitelli, non è facile, perché lui è bravo, lui è pure il socio. Lui non ha intenzione di... Penso di no. Il socio Cimini? Però quando incominciano pure lì hanno messo in striscione, hanno fatto di tutto lì, sotto casa, eccetera, lui ci è rimasto male. Perché il tifoso se la prende sempre col presidente, dice come mai, eccetera, eccetera. Il presidente caccia i soldi, ci mette la faccia, ci mette l'anima, e poi se le cose non vanno come devono andare non è semplice dire devi comprare quello e quell'altro, quelli costano, i giocatori costano, non è che si compra facilmente, non è il supermercato, non è la terza categoria, quindi sono giocatori. Lui ha detto, gli esperti mi hanno detto di prendere questi, io li ho presi, quindi, che devo fare? Quindi questa è la cosa, io sono per Campitelli. Mi auguro che riesca a tirarsi fuori da questo, ma me lo auguro per lui e per Teramo. Marcello da Teramo chiede al presidente Giancola: com'è possibile che il Pescara vince 5-0 e il Teramo non mostri alcuna reazione al cambio dell'allenatore? Ma, probabilmente, come dice il mister Pacione, è Zeman. È chiaro che anche Teramo avrà il suo momento di risalita, ne sono sicuro, perché veramente la rosa, anche se è stata rimpastata, è stata fatta per il meglio, quindi sono arrivati giocatori importanti, sicuramente ora una nuova filosofia, perché rispetto a mister Zauri veramente è cambiato completamente la filosofia di gioco del Teramo. È chiaro che necessita di tempo, anche qui la classifica è cortissima, quindi io sono assolutamente certo che il Teramo possa venire fuori da qui alla fine del campionato ed evitare addirittura anche i play-out. E poi c'è un'email curiosa da parte di un telespettatore, Saverio, che chiede sempre a Giancola se conosce l'arbitro della gara di oggi del Teramo, che l'ho chiamato il Masaccio. Posso pronunciare il Masaccio? No. Tursini, l'arbitro era Tursini o Tursi. Purtroppo sono cambiati tutti Lega Pro, quindi non... L'arbitro Tursi di Valdarno, soprannominato il Masaccio, forse perché magari proviene dalla stessa località del Masaccio, non so. Quindi non lo so, io... Vi conoscete più in Abruzzo? Tra sì, io, sì, insomma... sì, sì, vabbè, io conosco bene la maggior parte degli arbitri, però la Lega Pro negli ultimi anni è stata veramente cambiata con un ringiovanimento molto molto sostanzioso, e quindi no, non... Invece tu conosci il nuovo allenatore del Teramo, Ugolotti, Bruno? Sì, lo conosco come giocatore, un attaccante, diciamo, una punta, giocava 11 ma era un centravanti, perché andava a concludere, era molto forte di testa, un pochino, non dico pesante, ma un pochino sì, non rapidissimo nei movimenti, essendo anche molto alto, però era tempista, davanti faceva dei gol. Come allenatore non lo conosco, lo conosco come giocatore. Andiamo a vedere le pagelle di Paolo Durante, inviato a Teramo. 5 sicuro. Sempre 5 mentre Paolo. Bruno, da ridire anche sulle pagelle di Paolo. Paolo Durante, sei qui, stato buono. 5 e mezzo, ma adesso è un pareggio, non è una sconfitta. È stato buono, Paolo. Io le volte combinazione sempre 5, mi ricordavo i voti che prendevo io al massimo, i migliori. 5 e mezzo al Teramo, una squadra che deve provare a salvarsi, non può giocare solo a tratti, poca corsa, manovra troppo lenta e prevedibile. Il nuovo tecnico Golotti deve lavorare parecchio per dare un'impronta diversa al gruppo. Mercoledì c'è il recupero al Banolis contro il forte Pordenone. Un
Gialli da giocarsi nel migliore dei modi. Mentre per quanto riguarda il miglior giocatore, Paolo Durante ha scelto Alessandro Di Paolo Antonio, è uno dei pochi a salvarsi dal grigiore generale, corre parecchio, spinge e quando può fa salire la squadra. Con tanta buona volontà mette dentro l'area tanti palloni e Sansovini lì davanti è troppo isolato. Chiediamo al nostro presidente Giancola se è d'accordo con questi giudizi di Paolo Durante. Ma sicuramente è ancora in fase, è un cantiere del Teramo. È chiaro che 5,5 lascia un po' l'amaro in bocca perché non dà la sufficienza piena, però è chiaro che bisogna dare tempo. I giocatori si impegnano, io mercoledì andrò a vedere la partita perché sarà un importante banco di prova, perché il Pordenone è una squadra attrezzata per il salto di categoria, quantomeno per i playoff. Sicuramente bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di vedere il Teramo di mister Ugolotti. Comunque mette molti palloni, molti cross, ho sentito, ma con Petrella e Sansovini non è che poca roba. Insomma, è un po' una fanteria cinese, insomma, non è che possono. Pordenone sconfitto in casa del Venezia in questo test. Quindi molto verrà in cerca di rivincere il Teramo, però è una partita che non può mancare perché si comprometterebbe davvero poi la situazione dei biancorossi. Bene, allora andiamo a giocare in Serie D, girone F. Ecco qui, abbiamo i risultati della 24esima giornata, Agnonese Jesina 3-1, Campobasso Vastese 2-1, sorvoliamo su Matelica che oggi è riposato, Monticelli Fermana 2-3, Pineto Castelfidardo 0-1, Recanatese San Marino 0-2, Romagna San Nicolò 1-1, San Maurese Alfonsine 2-1, Vispesaro Civitanovese 3-0. La classifica? Fermana 48, Vispesaro 44, Matelica 43, San Nicolò, San Maurese 37, Agnonese 35, Vastese 32, San Marino, Monticelli 30, Campobasso 29, Jesina 27, Romagna 26, Pineto 23, Recanatese 20, Alfonsine 19, Castelfidardo 18 e Civitanovese 16. Andiamo adesso al girone G. Foligno Lanusei 0-3, L'Aquila Città di Castello 0-0, Latte Dolce Avezzano 2-1, Monterosi Sansepolcro 1-2, Muravera Nuorese 0-1, Stiamare Arzachena 1-0, Rieti Torres 2-1, San Teodoro Alba Longa 0-1, Trestina Flaminia 0-0. La classifica: Rieti 52, Arzachena 48, Monterosi 47, L'Aquila e Albalonga 46, Ostiamare 43, Nuorese 41, Sansepolcro 40, Avezzano 38, Flaminia 32, Trestina 29, Lanusai 28, Latte Dolce 23, San Teodoro 20, Muravera 17, Torres 15, Città di Castello 14, Foligno 13. Non è stata oggi una grande giornata per la maggior parte delle abruzzesi impegnate in Serie D. Vediamo in sequenza i servizi su Romagna, San Nicolò e L'Aquila, Città di Castello, quest'ultimo curato da Stefano D'Ascoli. Con Batilora che ha avuto al meglio, attenzione qui a Ferri che tenta di rigore, va col sinistro, palla sul fondo non di molto, prima chance della partita per il Romagna Centro al terzo minuto. Con è battuto da Chiacchierelli, primo tiro dalla bandierina al nono minuto, palla bassa pericolosissima e palla alta di un soffio sul tiro dai 20 metri di Petronio. Chiacchierelli alla battuta, palla stavolta alta per il tiro al volo di Petronio che invece la stoppa proprio il calcia, tiro murato, poi arriva il tiro sul fondo di Riccardo Di Stefano. Chiacchierelli sul pallone, corto il passaggio per Petronio, palla in mezzo, la sponda bellissima per Bosi Bigani, la blocca lì, 19esima occasione per il San Nicolò col primo tiro in porta. Bella questa trama sul calcio di punizione. C'è adesso Battiloro che serve molto bene, Tola a destra per Magrini, forse un po' arretrato il pallone, cross in mezzo col sinistro, la sponda di Ferri e poi Battiloro non riesce a colpire Battiloro, intervento provvidenziale un'altra volta di Niillo. Va Chiacchierelli sul fondo, non di molto, occasione quindi ancora per il San Nicolò, se la cava il Romagna Centro. Chiacchierelli, traiettoria velenosa, pallone allontanato, poi il destro di Di Stefano
sul fondo. Che conclusione di Stefano, classe 2000. Finisce qui il primo tempo 0-0, giusto direi, tra Romagna Centro e San Nicolò. Attenzione a Chiacchierelli, ancora palla in mezzo, Magrini da lontana togliendola dalla testa di Traini, ancora forse il fallo di mano di Bosi, si lascia ancora proseguire il gioco. Petronio sulla destra per Chiacchierelli, a spate per il cross, eccolo, non è male, la palla finisce direttamente in gol. Incredibile il gol di Chiacchierelli sul cross, sorpreso Migani, e il San Nicolò in vantaggio al settimo della ripresa. Ecco Gori, vertice basso del centrocampo del Romagna Centro, tolla per Mazzavillani, palla che arriva in qualche modo a Ferri. Ferri cerca lo spazio, palla dentro per Gagliardi che controlla, palla per Bedelì, ancora di testa c'è Tola che controlla e calcia! Brenton Tola ha pareggiato in Romagna Centro al 18° della ripresa, ancora in gol Brenton Tola. Tola mette in mezzo, Bisegna, si immola Maioli, l'ha salvata lui, secondo me non Migani. Che occasione per il San Nicolò, clamorosa. Attenzione poi il pallone in mezzo, colpo di testa e Migani, strepitoso su Bisegna, ma c'era fuori gioco. Fuori gioco di Bisegna. Senza dall'altra parte però, bellissima la partita adesso, Delia per Magrini che deve incrociare di prima. Infatti ecco il cross che non è male, Gagliardi la controlla, poi calcia addosso a De Santis, chiedono ma fallo di mano timidamente dalla panchina e dalla tribuna. De Carolis va col lancio e finisce qui. L'Aquila si infrange contro il muro del Città di Castello, 0-0, in un match che i rossoblu avrebbero dovuto vincere a tutti i costi. Situazione ora complicatissima in chiave promozione. La vetta, occupata dal Rieti, dista 6 lunghezze. È stata una delle peggiori prestazioni stagionali. A parziale scusante ci sono le assenze pesanti di Russo e Peluso e le condizioni non perfette di Mallus e Mininkleri. Ma soprattutto c'è da dire che gli avversari hanno giocato praticamente 90 minuti con 10 uomini dietro la linea della palla. Zero spazi dunque, ma anche ritmi troppo bassi e poche idee. Morgia in avvio rischia sia Mallus che Mininkleri nel 3-5-2 obbligato per le assenze. Al quinto ci prova Sieno, tiro fuori. La risposta all'ottavo è di Juculano, conclusione parata. Al decimo è il turno di La Vista, ancora dalla distanza. Al quindicesimo altra chance per Sieno, ottimo taglio, colpo di testa di poco fuori. Al 32esimo caos in area rossoblu, un paio di rimpalli pericolosi, alla fine la difesa riesce a sbrogliare. Si chiude sullo 0-0, un bruttissimo primo tempo. Nella ripresa Morgia cambia subito, dentro Ranelli per Gagliardini e passaggio al 4-3-3. Al nono ci prova Noman, ma il tiro è debole. Al 13esimo esce un appannato La Vista, dentro Zane. Al 19esimo Farroni è bravo su questo tiro cross di Macagno, il portiere smanaccia bene. Al 22esimo Cosimetti sbaglia l'uscita, Ranelli va di testa ma la difesa riesce ad allontanare. Al 28esimo punizione di Valenti, pallone alto. L'attaccante rossoblu ci prova in altre due circostanze, tra il 31esimo e il 32esimo, in entrambi i casi però senza fortuna. Finale con i rossoblu all'attacco ma senza creare pericoli. Finisce così, 1-0-0 che riduce e di molto le chance promozione. Una annotazione pessima la direzione di gara, oltremodo permissiva con i tanti ostruzionismi e con le tante perdite di tempo degli ospiti. Morgia, nonostante tutto, non si rassegna. Non è facile giocare così, non è facile soprattutto quando hai poca gente che salta l'uomo, perché tutti quelli che avevamo sono fuori, quindi in una partita dove dal primo minuto giocano in 10 sotto la linea della palla, dove c'è grande perdita di tempo, non avere giocatori forti nell'uno contro uno diventa un problema. Alla domenica sportiva adesso si parla di basket, vediamo i risultati della classifica in Lega 2 Girone Est, dove giocano le due abruzzesi, Chieti e Roseto. Ecco qui, vediamo i risultati della 22esima giornata: Casa Pusterlengo Ravenna 59-68, Ferrara Treviso 82-73, Forlì Trieste 63-67, Fortitudo Bologna Iesi 86-74, Imola Proger Chieti 72-75, Roseto Sharks Recanati 81-65, Verona Mantova 78-69, Virtus Bologna Udine 86-74. Vediamo la classifica così velocemente. E intanto diciamo che sta funzionando, ecco qui il Roseto Sharks a quota 26, Proger Chieti 16, funziona la cura Bartocci a Chieti, quindi seconda vittoria consecutiva per i biancorossi. Andrea, vuoi commentare tu?
Beh sì, indubbiamente questo cambio ha portato giovamento, perché due importanti vittorie. Adesso mercoledì ci sarà la Virtus, che sarà un altro bel banco di prova, però il cambio allenatore più un nuovo americano. Le cose che ha esordito oggi. Sì. E invece con Andrea vogliamo parlare del Roseto. Stanno andando bene le cose, seconda vittoria consecutiva anche per gli Sharks. Sicuramente Roseto sta facendo un discreto campionato, un'altra vittoria importante, si trova in una situazione sicuramente più adatta di Chieti. Speriamo possa tirar fuori ancora altri buoni risultati per una seconda fase del campionato ancora positiva. In Serie B, vediamo che cosa è successo nella giornata di oggi, girone C. Ci fermiamo solo sul Teramo Basket, Park Hotel Viterbo 66-60, e andiamo a scavalcare la classifica per trasferirci nel girone D. Ecco qui Campli Monteroni 91-55, così nella 21esima giornata, San Severo Giulianova 89-62, poi c'è il derby Ortona Amatori Pescara 67-64. Diamo un'occhiata alla classifica, dove l'Amatori Pescara scende al terzo posto insieme al San Severo con 30 punti, segue il Campli con 28, e nella classifica tra le abruzzesi troviamo Ortona a quota 18 e Giulianova 14 punti. Vediamo il servizio sul derby Wear Basket Ortona Amatori Pescara, curato da Enrico Giancarli. Finisce 67-64 il derby tra la Wear Basket Ortona e l'Amatori Pescara. Peserà tantissimo l'espulsione per doppio antisportivo di Simone Pepe, 28 punti realizzati, grande prova della Wear Basket Ortona. Analisi della partita con i presidenti Carlo Valentinetti e Carlo Di Fabio. Presidente Valentinetti, questa è una vittoria importantissima nell'economia della vostra stagione. Sì, una vittoria molto 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 importante, è stata soprattutto per me, oltre che una vittoria sportiva, è stata una vittoria dello sport, perché è stato il palazzetto pieno con oltre 1000 persone. Ringrazio tutti i tifosi che da Pescara sono venuti qui a fare questa grande festa. Mi dispiace per la doppia, per l'espulsione di Simone, che chiaramente stava portando la partita a casa quasi da solo, però devo dire che anche i miei ragazzi hanno dato tutto, sono stati bravissimi, in settimana si sono allenati bene, hanno preparato la partita bene, quindi complimenti al Pescara, alle due squadre, a questa grande festa dello sport. Presidente Di Fabio, 28 punti di Simone Pepe in 20 minuti, poi l'espulsione, nessun uomo in doppia cifra. Non voglio analizzare la partita da questo punto di vista, innanzitutto ringrazio Ortona per l'ospitalità, e quando il presidente Valentinetti parla di vera festa dello sport ha veramente ragione, un palazzetto stracolmo, entusiasta, in una partita, un derby che è stato vero dal primo all'ultimo minuto, grande intensità ma anche grande correttezza. L'espulsione di Pepe è un episodio, sicuramente oggi magari possiamo avere qualche recriminazione, qualche altra volta siamo stati più fortunati, quindi complimenti a Ortona che ha vinto meritatamente sul campo. Tornerà sul mercato Pescara in settimana? Sicuramente sì, Pescara punta in alto e quindi questo è solamente un incidente di percorso. Abbiamo già preso un giocatore, non lo posso dire, però ne prenderemo un altro sicuramente importante. Hanno fatto i complimenti a Ortona, che secondo me ha fatto una partita importante, ha fatto una partita che noi conoscevamo. Non siamo stati bravi a fare determinate cose, abbiamo subito 48 rimbalzi, penso che siano un pochettino troppi, complessivi. Da parte di Ortona penso che tirare col 16% da 3 punti sia qualcosa che lascia l'amaro in bocca, perdendo di 3 punti, 5 su 31 col 16%, di cui solo Pepe ha fatto 4 su 10, gli altri non hanno mai fatto canestro. Penso che questa cosa sia abbastanza chiara nell'economia della partita. Tenevamo a giocare bene questa partita, ce l'abbiamo messa tutta, siamo allenati bene in settimana, stiamo continuando dal lavoro della partita di Taranto e oggi sono visti i risultati. Era dura perché Pescara è la seconda forza del campionato, però giocando di squadra così non siamo secondi a nessuno. E sentiamo i due protagonisti. Fare un cambio con il nostro Pepe, quello del Pescara?
Sta parlando di omonimia, parliamo di Simone Pepe del Pescara, Simone Pepe dell'Amatori Pescara, ecco. Vorresti fare un cambio? Sempre dai, sempre niente, da continuo, prego professoressa. Allora, parliamo con Andrea. Andrea Grosso, quanto ha influito l'espulsione di Pepe, che aveva realizzato 28 punti fino ad allora? Beh, come hai detto tu, 28 punti l'aveva già fatti, era solo il terzo quarto, quindi un giocatore così pesa quando c'è, pesa ancora di più quando non c'è, soprattutto nell'abitudine, nel cercarlo magari a determinate soluzioni offensive a cui sei abituato e ti vengono a mancare. Noi non siamo stati bravi a sopperire a questa mancanza e nel finale punto a punto, di nuovo in trasferta, ci è mancato quel qualcosa in più per portarla a casa. Marcucci, voi avete avuto in Castelluccio un elemento risolutore invece? Sì, dopo l'uscita di Pepe abbiamo iniziato a ricostruire, avevamo un gap di circa 10 punti e Castelluccio ha messo due triple, dei tiri liberi che sono stati importanti, fondamentali, hanno dato un po' la spinta a tutta la squadra. Voi quest'anno siete stati tormentati dagli infortuni, anche questo è sì. Pesato sul vostro cammino così altalenante? Purtroppo sì, diciamo che qualcuno come Marco Mlinar praticamente non ha quasi mai messo piede in campo, si è infortunato già nella prestagione ed è andato sempre peggio fino a quando siamo stati costretti comunque a interrompere il nostro rapporto. La stessa cosa con Ariel Svoboda. E niente, abbiamo comunque continuato a lavorare sul gruppo che comunque adesso c'è, abbiamo preso Nicolò, questo nuovo, nuovo numero 3 e niente, continuiamo a lavorare così a bassi. No, Bertocco. E niente, per cercare comunque di rinforzare un pochettino il gruppo, soprattutto anche dal punto di vista difensivo. E niente, adesso lavoriamo con questo e puntiamo insomma a migliorare la parte finale del campionato. Andrea Grosso, l'Amatori emerge tra la fine del girone di andata, inizio il girone di ritorno, è successo l'anno scorso, avete totalizzato 14 vittorie consecutive, quest'anno è accaduta un po' la stessa cosa, però vi siete fermati a 11. Come mai? Sì, l'anno scorso io non c'ero e c'era stato un momento difficile a fine anno, a dicembre, c'erano state 3-4 sconfitte consecutive, dopodiché il girone di ritorno è stato trionfale, a parte la prima sconfitta le avevano vinte tutte fino ai playoff dove hanno perso una partita. Quest'anno abbiamo avuto un inizio dove vincevamo in casa e perdevamo fuori, un po' a singhiozzo, e dopodiché abbiamo inanellato quella bella striscia di 11 vittorie che ci aveva portato al secondo posto. Ora purtroppo di nuovo in trasferta abbiamo perso due occasioni per rimanere lì in alto, però il campionato è lungo, l'importante è cercare di continuare a lavorare per arrivare in forma alla fine. Anche noi con gli infortuni purtroppo stiamo passando un periodo un po' travagliato, perché Di Donato si è scavigliato la settimana scorsa, Pepe ha un problema al tendine da qualche settimana, Raiola ha un problema al ginocchio da dicembre che si porta dietro, quindi non ci stiamo allenando benissimo, in quanto mancando gli elementi risulta difficile, però dobbiamo mettercela ancora di più. Oggi derby dell'amicizia, come ricordavo telespettatori via Facebook, i presidenti amici, si è svolta in un bel clima questa partita, senza tensioni, senza rivalità di sorta, vero Marcucci? Sì, l'ambiente era un ambiente insomma amichevole, diciamo il pubblico ha potuto godere di una partita che insomma ha riguardato solo la pallacanestro giocata, quindi ha aiutato tutti. Ci sono stati forse qualche errore in più in campo, perché comunque magari il derby è sempre un po' più sentito, però il pubblico è stato correttissimo e ha sostenuto le due squadre senza problemi. E poi tanti ex, Andrea? Sì, era una partita particolare anche da questo punto di vista, perché c'era Gianluca Di Carmine che è stato capitano, mio compagno per 3 anni qui a Pescara, comunque tutti legati al mondo. C'erano stati giocatori allenati dal nostro coach, era una partita, sapevamo che era molto, molto sentita, e purtroppo è andata così, Ortona festeggia e noi no, una squadra sola vince. Questo. Ci siamo divisi comunque questo derby sia l'anno scorso 1-1 e quest'anno la stessa cosa, insomma, quindi più amichevoli di così è difficile, insomma. Calcio a 5, Serie A.
Passiamo alla grafica dei risultati della giornata di ieri in Serie A, nella massima categoria. Non li abbiamo ancora, allora cominciamo a parlare, a ricordare questo pareggio dell'acqua. Eccoli qui, li abbiamo. Vediamo i risultati di Latina, Acquestapone e Megros, Unigros 1-1. Pescara, Caos, Futsal 4-4, quindi due pareggi per le squadre abruzzesi. L'acqua e Sapone ha avuto, ecco, vediamo le immagini della partita. Sì, stiamo guardando la classifica giustamente con Dino D'Angelo. Pescara 39 punti, Luparense 33, Acqua e Sapone 30 punti. Un gap di 9 lunghezze tra la prima e la terza, e 6 rispetto alla seconda. Questa classifica, secondo il presidente Barbarossa, quanto può durare con questa distanza, questo distacco della capolista? Ma non è importantissimo arrivare primi, sono i playoff. Quindi quando noi facemmo secondo in campionato ci batte la Luparense, che era quarta, alla quinta partita. Quindi l'anno scorso il Pescara è stato eliminato dal Caos. No, il Caos è stato l'anno scorso. Due anni fa? No, l'anno scorso proprio la Luparense, che era ottava, arrivò ottava. Due anni fa era il Caos. L'anno scorso la Luparense, che entrò appena appena nella griglia delle otto per i playoff, eliminò il Pescara. E quindi non dice niente questa classifica. L'importante è arrivare in forma alla fine per i playoff. Noi a Napoli siamo... Noi nella griglia per la Coppa che abbiamo vinto eravamo arrivati quarti, qua l'abbiamo vinta, eravamo la quarta squadra, perché alla fine del girone di andata eravamo arrivati quarti. E quindi la quarta squadra ha vinto la Coppa, battendo 6-1 la Luparense e 5-3 il Pescara. Dopo pochi giorni abbiamo giocato con la Luparense, questo per dire il calo di tensione, perdevamo 3-0 in casa. 5 minuti di lucidità, abbiamo pareggiato e abbiamo preso un palo interno, potevamo vincere, quindi per dire che vuol dire la concentrazione e l'attenzione che può avere addosso, o la rilassatezza che può avere un giocatore. Quindi noi ci è andato pure bene i due pareggi, perché quando vincemmo la Supercoppa, vincendo abbassata del grappa sua, per spiegare il posto dove sta la Luparense, vincemmo 6-1 a casa loro, fu la vendetta, però la partita dopo perdemmo a Martina Franca, che era l'ultima della classifica, quindi vinta la Coppa. Imprevedibile. Succede. Le grosse, alla Juventus gli succede, no, questo, però insomma, noi nonostante abbiamo grandi campioni, però può succedere, quindi io sono contento. Ieri abbiamo sbagliato il rigore, non il tiro libero, il rigore a Latina. Con Jonas che è un campione, abbiamo tutti campioni, ragazzi bravissimi, educati, eccetera. Abbiamo sbagliato senza portiere, abbiamo tirato fuori, abbiamo sbagliato di tutto. E quindi quando succede questo va bene pure il pareggio. Perché... De Oliveira, ricordiamo le reti nella ripresa e il pareggio di Maina, quindi secondo pareggio consecutivo, dicevamo prima, un calo dopo la vittoria della Winter Cup, ci può stare, insomma il presidente non ha bacchettato la squadra dopo questo pareggio di ieri un po' stretto. Il messaggio, faremo meglio la prossima volta. Farete meglio la prossima volta, beh la prossima volta con il questo Napoli. È stato il messaggio. Avete il Napoli che insomma è un avversario abbastanza... ostico. No, il Napoli noi l'abbiamo affrontato al girone d'andata con Fuentes, vincevamo a Napoli 5-4, siamo riusciti a perdere, no, 6-5, siamo riusciti a perdere 7-6 sul gong, perché avevamo tutti attaccanti, Riccia ha riequilibrato la squadra, perché noi avevamo tutti attaccanti. E quindi la difesa stava vincendo, quindi un po' sì. di attenzione. No, ma non c'eravamo i difensori. Ah, non l'avevate. C'eravamo uno bravo ma infortunato, lo spagnolo. E quindi adesso abbiamo Lima, che era il nostro miglior giocatore, cioè che è tuttora un grande giocatore, ma era il miglior cannoniere, volevo dire. E da quando se l'ha spostato più indietro, adesso segna pochissimo. Ma, sì. però non ci entrano i gol, perché Lima è bravo e quindi Lima non gioca più avanti. Lui aveva fatto 13 gol mi pare, Li fa fare in poco tempo, adesso li fa fare agli altri.
E ricordiamo il pari anche del Pescara, ieri il pari con il Caos Futsal all'interno con il risultato di 4-4, vediamo le immagini, e da registrare la protesta del Pescara che non ha mandato la partita in streaming perché viene riaperta la questione della prima partita con la Lazio persa a tavolino, poi vinta sul campo, poi persa a tavolino, poi vinta di nuovo, per questa presa di posizione del presidente Montemurro che si costituirà davanti alla consulta al collegio di garanzia dello sport. Cosa dire su questa su questo intervento di Montemurro? Allora, noi tre anni fa facemmo giocare De Oliveira, che ha preso una squalifica con l'Under 21. Vincemmo la partita, la perdemmo a tavolino. Sì, come nel calcio, guarda. Adesso il Pescara non lo so se è più o meno la stessa cosa, però loro si erano appellati e hanno ridato la partita. Noi non ce l'hanno ridato quella volta. Però ci vorrebbe più chiarezza, perché purtroppo in Italia quando si pone un quesito ti rispondono con un altro quesito. Ci vorrebbero le cose più chiare. Se io chiedo può giocare questo giocatore, rispondimi chiaramente se è una... sulla sì domanda. O no. Ah, sulla domanda. E quindi a me mi dispiace, perché la partita vinta non è che ha influito la cosa, però purtroppo le regole sono regole. Adesso la storia l'ho letto pure io questa mattina, la questione del presidente della federazione, non lo sapevo, staremo a vedere. Comunque non è che a Pescara gli può succedere qualche cosa, c'ha 39 punti, se va a 36 è sempre il primo saldamente in testa, non c'è nessun problema. Bene, adesso andiamo nella pallavolo, invece trasferiamo nella pallavolo, dovremmo vedere vediamo i risultati della giornata, siamo nella pool salvezza, seconda giornata, Brescia sia sì, Cortona 3-2. Hanno lottato tantissimo i ragazzi di Lanci, che ora si trovano in terza posizione, ma non sono riusciti ad agguantare questa vittoria tra le mura del Latte Brescia, seconda giornata della pool salvezza, sconfitti 2-3 gli uomini di Lanci, e giovedì prossimo da segnalare che ci sarà una nuova partita in casa alle 20:30 contro il Grotta Azzolina. Bene, noi abbiamo velocemente da mostrarvi altre immagini sulla Farma Più, parliamo di pallamano maschile, abbiamo una importante vittoria da parte della Farma Più Città Sant'Angelo, che compie un passo significativo verso le Final Eight di Coppa Italia, battendo in Romagna con il risultato di 27-26, partita risolta ai rigori. Abbiamo visto il rigore decisivo di Alessandro Facchini. E infine torniamo a parlare di calcio a 5, perché c'è un torneo che si è giocato oggi, un torneo di beneficenza organizzato a Pescara dagli Sconvols, che sono una squadra di hockey in carrozzina, e hanno coinvolto diverse realtà, hanno coinvolto la polizia municipale, realtà diciamo amatoriale, la polizia municipale, hanno coinvolto i dottori commercialisti, ci sono state delle gare di calcio a 5 e si sono imposti in finale i padroni di casa degli Sconvols per 5-3 sulla polizia municipale. Vediamo la premiazione, vediamo anche Iannascoli, presidente del Pescara, nelle vesti di giocatore, perché c'erano alcuni giocatori del Pescara Calcio a 5 che hanno partecipato a questa iniziativa che è servita a raccogliere fondi proprio per questa squadra, gli Sconvols di basket in carrozzina, che sta giocando un campionato abbastanza difficile proprio per mancanza di fondi, ma insomma il fine è benefico, presidente, una squadra di hockey in carrozzina è un esempio di sport, anche se sono iniziative importantissime per queste persone che hanno un handicap, per farli vivere serenamente come altri, si devono portare tutta la vita. E noi ci avviamo velocemente alla conclusione della nostra trasmissione. Volevo fare un ultimo flash con Bruno Pace. Sì, Bruno, dimmi. Allora, vogliamo parlare del Pescara, che cosa prevedi per
la prossima io gara? Più che prevedere, mi auguro il meglio, ci sono le basi per poterlo sperare in qualche modo, anche se le insidie sono dappertutto dietro l'angolo, però ho già visto oggi una squadra un po' più quadrata, un po' più sudata, anche se insomma l'esperienza di Zeman eccetera ci fa un po' dubitare, perché Zeman è uno o sì o no, va sempre all'attacco, è difficile. E con il presidente Giancola ho soltanto un pronostico su Chievo-Pescara? Fare pronostici è sempre difficile. Speriamo, ci auguriamo abruzzesi che il Pescara possa portare in porto un risultato positivo, anche se il pareggio a questo punto potrebbe stare stretto, sperando una vittoria, ma prevedo un pareggio. Acqua e sapone Lolo Caffè Napoli? Pronostico secco? Beh, in tempi normali l'uno secco, ma penso lo stesso, penso che vinceremo la partita senza presunzione. Big match di domenica prossima al Palaelettra contro il Montegranaro. Andrea? Pronostico? Pronostico X, dai, diciamo. X, il primo X della storia. Speriamo. No, speriamo di fare un'impresa, perché ha perso solo due partite Montegranaro, noi dobbiamo sicuramente tentare di riscattarci, quindi qual è la migliore occasione che la capolista. Andrea Marcucci, voi con il Matera? Beh, per noi cercare di costruire una striscia positiva, quindi cercare lì una vittoria esterna che sarebbe importante, in modo tale che poi nella successiva entro casa magari cercare appunto di fare tre partite consecutive vinte. Sarebbe importante per la classifica. Concludiamo con il risultato di calcio a 5 di Serie A femminile, Gold Round Serie A Elite 5-6 tra Breganza e Montesilvano, le ragazze di Francesca Salvatore seconde in classifica. Noi ci salutiamo qui, grazie a Bruno Pace, grazie ad Angelo Giancola, grazie al presidente Nio Barbarossa, grazie ad Andrea Grosso e grazie ad Andrea Marcucci. Grazie a Dino Angelo in regia, Diego Martelli alle telecamere, a tutti voi che ci avete seguiti. Ci vediamo domenica prossima, buonanotte.